Il 2 novembre è il giorno che la Chiesa dedica alla commemorazione dei fedeli defunti, che viene chiamato, ecco, semplicemente anche festa dei defunti. E noi questa mattina vogliamo collegarci con un amico di Padre Pio TV per cercare di capire qualcosa in più di questa importante commemorazione. Don Francesco Cristoforo, parroco di Santa Maria Assunta, Assime di Crichi, in collegamento Skype con noi questa mattina. Buongiorno Don Francesco, Ciao Don benvenuto, ben Francesco. Buongiorno trovato. a tutti, buongiorno, eccoci, Come grazie. stai? Bene, bene, oggi è un giorno importante, quindi ho preso una pausa tra una messa e l'altra ai cimiteri. Bene, chiedo alla regia se ci possono alzare un po' l'audio in studio così riusciamo a sentire un po' più chiaro Don Francesco. Grazie. Questo soprattutto per colpa mia, Paola, che sono un po' sordo. Allora. Ben trovato Don Francesco, ne approfittiamo per ringraziare Roberto Viscio e Vito Ciavarella in regia. A te Paola. Allora, Don Francesco, qual è il significato di questa ricorrenza? Ecco, è bella la parola che tu hai usato, no? Festa dei defunti, che non è molto abituale nel linguaggio, si parla più di commemorazione. Io la chiamerei anche festa del cuore, perché tutti noi siamo legati alle persone care che non sono più con noi e quindi il cuore ci porta verso le persone che abbiamo amato mentre erano sulla terra, ma che chiaramente continuiamo ad amare anche adesso che non ci sono più. Ci prendiamo un giorno di pausa, ecco, questa commemorazione è un giorno di pausa dalla frenesia del mondo, dal correre, dall'andare avanti e indietro e a riflettere sul mistero della vita che non è scontata. E sul mistero della morte, no? Con la quale prima o poi tutti dobbiamo incontrarci. E quindi questo giorno è un giorno di memoria, è un giorno di preghiera, è un giorno del cuore ed è un giorno per mostrare ancora una volta la nostra vicinanza ai nostri cari defunti. Ed è anche molto particolare, Don Francesco, che questa festa si quasi colleghi alla festa di ogni santi che abbiamo vissuto ieri. Esattamente, il mese di novembre inizia con la solennità di ogni santi. Nel credo che noi recitiamo, diciamo, credo nella comunione dei santi. Questa comunione ci dice che noi che siamo pellegrini sulla terra siamo in cammino verso il cielo e nel cielo chi ci sono? Cioè, ci sono coloro che già ci hanno preceduto e che godono della luce beatifica di Dio. Quindi i santi dall'alto ci ricordano, guardate che dovete venire qua, quindi comportatevi bene perché noi vi aspettiamo e noi da giù ci rivolgiamo a loro perché gli ricordiamo, guardate che noi dobbiamo venire lassù, però ci dovete aiutare perché qui su questa terra non è sempre facile, quindi c'è questa comunione bellissima tra cielo e terra. Ecco, per questo motivo è stata scelta la data anche del 2 novembre, Don Francesco. Allora, la data del 2 novembre, diamo qualche notizia storica, risale dal 928 d.C., c'è una storia, c'è questo monaco, Santo Dilone, di Cluny. Si racconta che un suo monaco, di ritorno da un viaggio dalla Terra Santa, viene scaraventato dalle onde sulle coste siciliane e qui incontra un eremita. Questo eremita nel parlare gli dice che spesso nella grotta sente delle urla e la voce del demonio. Quindi le urla sarebbero le anime del purgatorio, no? In attesa di essere liberate, ma spesso dimenticate. Ecco perché noi facciamo anche la preghiera per le anime scordate, le anime dimenticate del purgatorio. Allora, quando questo monaco raccontò ad Odilone questo fatto stabilì, chiese a tutti i monaci che ogni anno, il 2 novembre, si celebrasse una giornata di preghiera e di ricordo per i defunti. Da allora fino ad oggi il 2 novembre è rimasto. Grazie, molto bella questa storia. Quali sono le principali celebrazioni di oggi, Don Francesco?
Intanto la devozione ci porta nei luoghi dove sono seppelliti i nostri cari, quindi la visita ai cimiteri che rientra anche nella condizione per poter lucrare le indulgenze per i defunti. Posso aprire una piccola parentesi? I cimiteri sono luoghi sacri. Infatti in altro linguaggio viene detto anche camposanto, rispettiamoli questi luoghi, no? Non facciamo luoghi di chiacchiericcio, di mercato. Io ho una mamma che viene spesso in parrocchia e mi dice: io trovo pace quando vado al cimitero sulla tomba di mia figlia. Pensate che nei cimiteri ci possono essere persone che vanno lì per trovare pace e non chiasso. Chiaramente il momento più importante di questa giornata è la Santa Messa per i defunti. Pensate, forse non so se tutti lo sapete, che in questo giorno noi parroci possiamo celebrare addirittura fino a 3 messe, ognuno di noi può celebrare fino a 3 messe in suffragio per i defunti. Infatti ci sono 3 schemi diversi di sante messe. Poi si può dire il rosario e tante altre preghiere per i defunti, come l'eterno riposo. Ecco, Don Francesco, parlavi della preghiera di suffragio per i defunti e la possibilità di lucrare in questa giornata l'indulgenza. Ci ricordi quali sono le condizioni? Che cosa dobbiamo fare concretamente per lucrare l'indulgenza? E spieghiamo anche che cos'è, a che cosa serve, e soprattutto se la lucriamo per i nostri, cari defunti. Allora, l'indulgenza è un ulteriore atto di misericordia di Dio nei confronti di chi non c'è più. Quando noi commettiamo un peccato, abbiamo una colpa, che è appunto quella di aver peccato, quindi di aver offeso Dio o un fratello, e una pena. Questa pena la possiamo scontare su questa terra con la nostra conversione, con la nostra contrizione o in purgatorio. Ora, fino a quando siamo in vita possiamo cambiare vita, ma dopo che siamo morti non possiamo più cambiare. E allora le anime del purgatorio hanno bisogno di noi vivi che li aiutiamo a scontare quelle pene dovute ai loro peccati sulla terra. Come si lucra un'indulgenza? Le condizioni sono semplici: ascoltare la Santa Messa e cibarsi dell'Eucaristia. Essere confessati, quindi il vero pentimento dei propri peccati, le preghiere secondo le intenzioni del Santo Padre, che sono semplicemente il Padre nostro, l'Ave Maria, il Gloria, e poi la visita, in questo caso al cimitero o in una chiesa parrocchiale. Ecco, ma tutto questo deve avvenire nella giornata di oggi? Nell'ottavario dei morti. Quindi da ieri, perché l'indulgenza si lucra da mezzogiorno dell'1 novembre fino a mezzanotte di oggi, però le condizioni lo si possono fare negli 8 giorni successivi. Grazie mille Don Francesco per la delucidazione, devo dire che è stata una chiacchierata molto molto bella che evidenzia quel legame tra i vivi e i morti di cui si parlava proprio in apertura, per cui ecco, è bello che chi ci ha lasciato materialmente poi in realtà sia strettamente connesso, collegato con noi anche dopo, grazie appunto al nostro impegno in questo senso. Allora, Don Francesco, non so se hai seguito l'angolo dell'informazione, Nicola Morcavallo citava un articolo pubblicato su Avvenire, come spiegare il significato di questa festa, di questa commemorazione ai più piccoli. E a proposito di bambini, ti seguiamo sui social, quindi abbiamo visto che ieri pomeriggio è accaduto qualcosa in parrocchia. Ci puoi spiegare cosa è successo? La festa dei santi è la festa del perdono. E noi ci siamo presi 3 sabati al catechismo per parlare ai bambini dell'importanza di questa festa. Abbiamo fatto 2 cartelloni giganti dove abbiamo scritto su feste pagane e feste cristiane. Abbiamo spiegato qual è la differenza, ma abbiamo detto una cosa importante, che non tutte le feste pagane, cioè le feste che vengono dagli uomini, sono feste cattive. E poi le feste cristiane sono quelle che vengono dalla festa. Allora abbiamo fatto la distinzione e abbiamo chiesto ai bambini: siccome voi portate il nome di un santo, vi va per un giorno di assomigliare a quel santo anche esteriormente? Allora, con l'aiuto dei catechisti e delle mamme, abbiamo confezionato tutti gli abiti di San Francesco, San Giuseppe, Sant'Antonio, Santa Rita, Santa Chiara e tanti altri. E
E i bambini allora hanno fatto questa processione insieme a me fino in chiesa e la Santa Messa. E abbiamo organizzato due porte giganti, una piena di palloncini colorati e una di palloncini neri. Quando si sceglie il male si passa dalla porta brutta, ma questo vale per tutti, eh? Quando si sceglie il bene si passa dalla porta bella, dalla porta che ci porta Gesù. Questa era la festa. Chiedo alla regia, l'ho appena inviata adesso, hai parlato della porta quella bella con i palloncini colorati di rosa, chiedo alla regia se la possiamo far vedere e se abbiamo questa possibilità perché altrimenti non importa, Naturalmente invitiamo. Paola, Sì. per i bambini sui palloncini c'erano attaccati anche i lecca-lecca che abbiamo soffrito anche noi grandi. Beh, quello non guasta mai, ecco, come dire, non bisogna mai dimenticarsi di essere stati piccoli una volta. Esatto, Allora, caro Toni, esatto. devi sapere che la parrocchia di Don Francesco Cristoforo a Sime di Crichi è davvero, davvero attiva. Una piccola parrocchia, una piccola comunità, ma davvero organizzano sempre eventi, iniziative, momenti di preghiera. Uno tra tutti il premio Solidarietà che ci vede ormai protagonisti, caro Don, da diversi anni, quindi Esatto. siamo ritornati quest'anno con grande piacere. Ecco la Eccola, eccola. porta. E che Sì. bello. Bella, molto bella. Sì. Ecco, ricordiamo anche l'appuntamento di domenica, Don, con Fatti per il Cielo. Sì, ormai è un appuntamento fisso tutte le domeniche alle 8:40 e alle 15:25. Questa domenica la dedichiamo anche noi ai santi e ai defunti, quindi aspettiamo tutti i nostri telespettatori. Grazie, grazie davvero per essere stato con noi, grazie di cuore a Don Francesco Cristoforo, alla prossima occasione, Don, un caro saluto, un abbraccio. Grazie, Grazie a grazie, te. ciao a Grazie voi. a te, Don Ciao Toni, ciao Francesco. Paola. Alla prossima. Allora, Toni, tra qualche istante ci fermeremo e poi possiamo già, come direbbero i giovani, spoilerare il prossimo appuntamento. Sì, ne abbiamo fatto già cenno stamattina, inauguriamo la rubrica dedicata ai libri a cura di Carla Bonfitto, l'angolo di pagine d'autore che è il progetto che questa docente e amica di Padre Pio TV ha ideato e porta avanti già da diversi anni per sensibilizzare i suoi alunni, più in generale gli allievi del suo istituto, ma poi attraverso varie iniziative, tutti quanti noi, a quell'importante esercizio quotidiano della nostra mente che è appunto la lettura, cibo per l'anima. Proprio così, poi mi direi quale libro hai sul comodino. Assolutamente sì, anche perché te lo dico Dai, subito, dimmelo, sono molto perché è curiosa. un libro che ho preso per caso. Tante volte capita, no, che si acquistano libri anche senza una particolare motivazione, no? Ci sono quei libri che vogliamo leggere a tutti i costi e poi ci sono quei libri che finiscono sul nostro comodino perché li abbiamo presi tra tanti. E in questo momento sto leggendo con grande interesse e piacere Il calamaro gigante di Genovesi, che è veramente un libro molto bello. E quasi quasi aggiungerei che ci ho estrapolato, guarda, una cosa proprio non avrei mai pensato, ci ho estrapolato un pezzettino e l'ho messo nell'incipit di un libro che uscirà a breve, perché mi ha veramente colpito. Un tuo libro, ecco, Eh quello diciamo, sì, e a poi verrai a voi. presentarlo in studio. No, 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 non No, credo. vabbè. A proposito di sensibilizzazione, prima di cedere la linea alla regia per la pubblicità, l'Avis di San Giovanni Rotondo ci ricorda, chiedo la possibilità alla regia di avere questa schermata, perché ci hai ricordato proprio questo appuntamento, sabato 4 novembre dalle 16:30 alle 20:30 ci sarà una raccolta di sangue Avis straordinaria nel chiostro comunale di San Giovanni Rotondo. Ecco, è un appuntamento che riguarda la nostra città, San Giovanni Rotondo, ma serve anche per sensibilizzare tutti quelli che ci seguono a donare il sangue, qualora insomma ci siano le condizioni di salute per farlo, in qualsiasi ospedale, centro trasfusionale o Avis Fratres della vostra città. Donare fa Ricordiamoci di bene. questo. Donare fa Esatto. bene a chi dona e a chi riceve, per cui chi può farlo lo faccia. Ora ci fermiamo un attimo, poi torniamo con la rubrica L'angolo di pagine d'autore.